Luigia Casertano, coautrice del libro L'ultimo stopper, coautrice L'ultimo stopper Sergio Brio, coautrice appunto con il famosissimo stopper juventino. Intanto, com'è nata quest'idea? Un'opera a quattro mani. Sì, è stata, diciamo, in realtà è stato del tutto casuale, perché eravamo con degli amici a Roma e lui ci raccontava questi aneddoti della sua carriera, alcune volte strappandoci un sorriso, altre volte un momento di riflessione, e abbiamo iniziato a dirgli: perché non fai un libro, perché non fai un libro? Però lui era molto titubante, era molto, dice: no, ma che mi metto a fare, ma non fa niente, lo racconto a voi. Poi abbiamo insistito un po', gli ho detto: tanti tuoi colleghi lo fanno, è proprio un peccato che tutte queste cose rimangono semplicemente tra di noi. Io ho avuto già un'esperienza di scrittrice, quindi gli ho detto: guarda, proviamo, conosco delle case editrici, potrebbe nascere una bella cosa. Lui mi ha presentato dei giornalisti sportivi che mi hanno aiutato a impostare il libro, perché è la mia prima esperienza, diciamo, di biografa, e siamo partiti con le interviste e poi da lì è stato un fiume in piena. Una lunga storia bianconera. Parlavamo con Sergio, quel calcio che sapeva di pane e mortadella, per così dire, non oggi certe forzature, anche certi macrosistemi economici che poi violentano l'essenza del calcio, la purezza del calcio. E infatti nel libro quello che più ho voluto evidenziare io sono proprio i valori che c'erano dietro il calcio di una volta, un calcio un po' romantico, fatto anche di attaccamento alla maglia, cosa che adesso, diciamo, si è un pochino persa, e attaccamento alla società, lealtà in campo, sempre, diciamo, con, anche all'epoca c'erano, diciamo, degli ingaggi, diciamo, rispetto ad altri come dire, lavori più come dire, alti, però avevano, diciamo, la capacità, secondo me, di gestire meglio il successo e la notorietà, anche in famiglia. Adesso si vedono anche, diciamo, le signore che, come dire, appaiono, no? Sulle coperture, che interferiscono, anche interferiscono, cosa che invece un tempo non era così, perché era anche, diciamo, la società che non lo permetteva, la società d'appartenenza. Una splendida finalità, la raccolta benefica. Sì. Un libro che vuol dire beneficenza, l'acquisto di un libro che vuol dire beneficenza. Sì, e questo, diciamo, è la grandezza, secondo me, alla fine, i valori di una volta, la grandezza del grande uomo prima che del grande calciatore, perché l'idea della beneficenza è venuta soltanto in corso d'opera, non è stata un'idea iniziale del libro. Ad un certo punto, però, questo ve lo voglio raccontare, lui nel raccontarmi la sua storia mi ha detto: ma lo sai, io sono stato un uomo fortunato, sono diventato un calciatore professionista, ho realizzato il sogno del cassetto che avevo da bambino, adesso è giusto che io rivolga la mia attenzione e il mio aiuto concreto a chi è meno fortunato di me. Da qui l'idea di donare tutti i proventi del libro per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l'Istituto di Candiolo, la cui presidentessa è Donna Allegra Agnelli, la mamma di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e quindi comunque questo legame di Brio con il mondo bianco-nero che non lo abbandona mai.